Insomma, la risposta è di una quesiti che mi pone. Sicuramente un difetto di coordinamento, nel senso che le comprovate esigenze temporanee e eccezionali sono sicuramente riferite sul tempo determinato dalla somministrazione. È un difetto di coordinamento dovuto al fatto che si è abbandonato, stava facendo il disegno testo unico, si è lavorato alla tecnica della novella e sicuramente è saltato il pezzo, quantomeno così lo vedo io. Ciò che riguarda invece l'altro tuo dubbio, no? Quello relativo al riferimento alla competenza dei contratti collettivi per la somministrazione a tempo determinato, qui la ratio è quella di dire che l'istituto è applicabile anche senza la mediazione dei contratti collettivi. È un vecchio problema che riguarda solo il pubblico impiego. Se non intervengono i contratti collettivi, le disposizioni riguardo il lavoro flessibile sono comunque applicabili, c'è bisogno della mediazione dei contratti collettivi. Si è voluto quindi lasciare lo spazio alla contrattazione collettiva, ma non rendendola indispensabile da questo punto di vista. Per il resto il problema relativo alla quantificazione del danno risarcibile. In realtà, nei lavori istruttori si era legificato il principio elaborato dalla Corte di Cassazione, quello praticamente del danno d'abuso da contratti illegittimi. Suppongo che sia saltata questa quantificazione nel confronto con il Ministero dell'Economia, perché in effetti sembrava una soluzione abbastanza, come posso dire, salomonica, quella di rimettersi a una giurisprudenza che sembrava aver detto la parola fine, però è chiaro che sono d'accordissimo con te che si continuerà ad Perché ho applicare. sentito qualcuno che è avvocato dice no, ma adesso io posso chiedere come danno il 20% o il 50% della retribuzione perché nel lavoro privato questa è la sanzione amministrativa, ma la sanzione amministrativa non va al lavoratore, quindi mi sembra che il riferimento non sia corretto. Rimane il fatto che questa disciplina è una disciplina, io prima l'ho definita un po' tartufesca, nel senso che con questo rinvio mobile a quello che è stato definito per il settore privato, nei fatti si disattende il criterio di delega che diceva individuare tu le fattispecie applicabili, invece dice no, rimangono applicabili se sono state previste applicabili nelle norme originarie concepite per il settore privato, come il decreto 81. Quindi noi adesso siamo costretti a questo, come posso dire, a questo ping pong fra il 165 e il decreto 81. Però è vero che questo rinvio mobile salvaguarda una delle grandi, come posso dire, una delle grandi ambizioni della privatizzazione, quella di costituire un unico diritto del lavoro, per cui nel 165 rimangono quei margini di specialità che sono, come dicevo prima, citavano Massimo Nantone, ineliminabili, perché l'agire amministrativo non può essere tale e quale rispetto a quello privatistico, se non altro perché ci sono i vincoli costituzionali del concorso pubblico. E a questo punto io